20 Mediterranei, un'iniziativa che parte a Agrigento il 29 fino al 1 ottobre, un gemellaggio anche con la città di Torino. Ecco, di cosa si tratta? Quale sarà il programma? Allora, il festival che terremo ad Agrigento fa parte di un progetto ampio che appunto coinvolge la città di Agrigento e la città di Torino, che si chiama Youth and Food, che è un progetto rivolto a 60 minori stranieri non accompagnati ed è finanziato dall'impresa sociale con i bambini. Sono dei percorsi di accoglienza, formazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo di minori e di neomaggiorenni. Nell'ambito di questo progetto, che stiamo appunto conducendo insieme a Slow Food International, e infatti il cibo è uno dei punti nodali delle azioni del progetto stesso, infatti si parla di filiera agroalimentare, quindi formazione e inserimento lavorativo in quest'ambito. Tra le varie iniziative c'è la realizzazione di questo festival, che si terrà in due date, ad Agrigento e Torino, dove si affronteranno varie tematiche sul quelli che sono alcuni aspetti che riguardano le nostre comunità mediterranee, che intorno al cibo, l'ambiente, il lavoro, la cultura. Uno dei temi che teniamo a focalizzare nell'edizione agrigentina è l'aspetto legato alle persone migranti e rifugiate con disabilità, alla luce del rispetto dei diritti umani sanciti dall'ONU. È un argomento piuttosto delicato che non ha ancora riscontrato una sufficiente attenzione anche a livello governativo. Quindi ne parleremo ad Agrigento. Mi piace sottolineare che il tema conduttore sarà il pane, quindi si parlerà di pane diciamo declinato in varie forme, con dei talk specifici anche dei laboratori. Ci saranno anche delle degustazioni in piazza, dove ci sarà anche della musica. Importante, una rassegna cinematografica dedicata al tema Italiani brava gente, dove si andrà ad affrontare un po' il nostro passato coloniale, che un po' è stato rimosso dalla nostra coscienza, dalla nostra storia, in quanto di fatto non se ne parla mai a sufficienza, e che ogni tanto viene fuori con atteggiamenti che in qualche modo lasciano trasparire un qualcosa di non ancora rimosso all'interno del nostro sentire. Quindi vi aspettiamo, tutti gli eventi saranno gratuiti. Quindi diamo appuntamento a giorno 29, dove esattamente a che ora? Allora, iniziamo giorno 29 con la presentazione dell'evento al foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello. Poi subito dopo ci sposteremo al Teatro della Posta Vecchia, dove ci sarà la rassegna cinematografica Italiani brava gente. L'indomani, il 30 mattina, ci saranno dei talk dedicati alle rotte del pane, più un laboratorio sul pane. Il pomeriggio a Casa San Filippo ci sarà questo tema importante sulle persone migranti e disabilità. La sera poi ci si incontra a Piazza Ravanusella per assaggiare qualcosa e ascoltare un po' di musica. La domenica si parlerà di ONG e di salvataggi, su come avvengono e su come viene costruita anche la narrazione su quello che avviene nel nostro mare. Ci saranno anche delle tematiche che verranno affrontate successivamente sulla transizione ecologica legata all'agricoltura, e verrà presentato anche un progetto mediterraneo di turismo sostenibile. Nell'ambito di questa iniziativa è prevista anche un'escursione a Punta Bianca con appunto i ragazzi che verranno anche da Torino, in quanto saranno presenti delle delegazioni di ragazzi anche della città piemontese. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di diverse associazioni agrigentine, anche non. Questo festival aveva l'obiettivo il coinvolgimento delle comunità ospitanti, quindi il territorio, e lo abbiamo fatto coinvolgendo le associazioni culturali che operano nel nostro territorio e che operano in determinati ambiti. Grazie a loro siamo riusciti a organizzare questo evento.